Torre Piana o Geralghiero per presentare un nuovo momento di Energie per l'Italia. Che succede qui ad Alghero? Energie per l'Italia ad Alghero fa un accordo con l'area liberale che è presente ad Alghero, rappresentata da Ali, dopo aver fatto un accordo regionale con quel movimento, e fa chiarezza anche con il movimento di Azione Alghero che fa parte di Energie per l'Italia nella sezione di Alghero. Da oggi però è Energie per l'Italia che parte, che avrà la sua visibilità in quanto si preparerà per presentare una propria lista alle prossime elezioni comunali di Alghero, nonché avere anche un candidato nelle liste di Energie per l'Italia per il collegio regionali che si faranno a febbraio 2018. Quindi vi muovete ovviamente già sul doppio binario regionali-comunali nell'alveo del centrodestra. Noi ci consideriamo del centrodestra, siamo da oggi seduti al tavolo del centrodestra a livello regionale per le elezioni regionali. Su Alghero ancora non abbiamo incontrato nessuno, prima dovevamo nascere in modo organizzato, da oggi ci siamo e sentiremo gli altri partiti dell'area del centrodestra e liberale che gravitano su Alghero e vedremo un pochino se riusciamo a trovare delle convergenze. Per ora non ci siamo, noi abbiamo un percorso liberale, siamo all'interno di un pensiero di alternativo ai 5 Stelle, alternativo al PD, quindi alla sinistra, siamo in quell'area, ma speriamo di fare un percorso insieme, non è detto.